Amici di Player Inside, bentornati alle consuete news della settimana. Sigla. Vi ricordiamo che è attivo il nostro canale Telegram in cui potete trovare le offerte migliori di Amazon e altri siti. Per ogni acquisto, non click, acquisto che voi fate dal canale Telegram, effettivamente noi percepiamo una piccolissima percentuale, che però ci aiuta in qualche modo, senza farvi spendere un centesimo in più a voi. E in particolare prestate attenzione a questo periodo, ci sarà il Prime Day, quindi drizzate le orecchie e iscrivetevi al canale Telegram e se volete attivate le notifiche oppure no, in ogni caso è gratis. Grazie. Nella settimana appena trascorsa c'è stata una notizia che ha destabilizzato un po' l'utenza, ne abbiamo parlato anche sul secondo canale, ovvero il rinvio di God of War 2 Ragnarok, chiamiamolo per adesso così, al 2022. La cosa ha destato scalpore, beh, non più di tanto per quanto ci riguarda, perché noi avevamo ampiamente previsto, così come molti di voi, che il gioco venisse rinviato all'anno prossimo, così come ha destato qualche preoccupazione alla maggior parte dell'utenza anche il fatto che il gioco uscirà su PS4 oltre che su PS5, quindi in cross-gen anche per la vecchia console di Sony. E se ne è parlato, ne hanno parlato in tanti, ne abbiamo parlato anche noi in questo video che trovate linkato sulla i qui da qualche parte, però alcuni hanno davvero esagerato. Diversi diversamente appassionati ai videogiochi, o quantomeno in un modo evidentemente malato, hanno attaccato Santa Monica Studio, persino arrivando alle minacce. In particolare parliamo delle minacce assurde ricevute da Alana Pierce, recentemente entrata a far parte di Santa Monica Studio in qualità di junior writer. Alana, che oltre ad essere stata recentemente assunta da Santa Monica è anche un influencer e una giornalista ex di IGN, ha mostrato alcune di queste minacce irripetibili e che è meglio non tradurre che ha ricevuto sui social, che esprimono la frustrazione di qualche utente relativa al ritardo di God of War 2 Ragnarok. Cory Barlog è intervenuto sostenendo che se mai ci dovesse essere qualcuno con cui prendersela sarebbe proprio lui, perché sarebbe Cory Barlog, ovvero il director del progetto che noi abbiamo intervistato in occasione della presentazione del primo God of War per PS4, ad aver previsto, forse fin troppo ottimisticamente, una data d'uscita entro il 2021. Comunque sentite, cambiamo argomento e transizione e parliamo di un altro tipo di ritardo. E parliamo di un fatto più lieto, poiché è stato venduto all'asta per circa $100.000 un McNuggets a forma di personaggio di Among Us. Ma dico, ma che cazzo? Ora che l'asta venga onorata, inizialmente partiva da 99 centesimi, quindi pensate che cosa si è fatto per arrivare a $99.997. Non lo sappiamo per certo, ma intanto lo studio di Among Us ha dedicato al McNuggets a forma di personaggio di Among Us un video apposito. Ok, God of War 2 è stato rimandato al 2022, ma almeno Horizon Forbidden West ce la farà per quest'anno. Beh, non è sicurissimo al 100%. In un Q&A sul PlayStation Blog, Herman Hulst ha fatto sapere che tutto procede bene e che il gioco dovrebbe uscire quest'autunno, solo che per adesso non può considerarla cosa fatta. Beh, è giusto rimanere con i piedi per terra prima di fare promesse da marinaio. E intanto Guerrilla ha fatto sapere quali saranno le differenze tra le versioni PS4 e PS5 di Horizon Forbidden West. La versione PS5 girerà a 4K a 30 fps, come il trailer che abbiamo visto, ma avrà anche una modalità per performance che permetterà di arrivare a 60 fps abbassando la risoluzione. Anche su PS4 Pro ci saranno due modalità grafiche, nessuna a 60 fps. Oltre alla risoluzione e frame rate, la versione PS5 godrà di effetti di luce, rendering dell'acqua e distanza visiva ovviamente migliori. Inoltre la versione PS5 godrà dell'audio 3D e del DualSense. Grazie. Sembra che invece Halo Infinite possa uscire a settembre 2021, stando ad un presunto insider che ha anche affermato che Infinite aprirà la conferenza di Xbox, molto prevedibilmente aggiungerei io. Dalla prossima settimana prenderà il via l'E3, che si compone di diversi eventi, alcuni dei quali imperdibili. Sicuramente fondamentali saranno l'Ubisoft Forward il 12 giugno alle 21, l'evento Xbox Bethesda il 13 alle 19 e il Nintendo Direct il 15 alle 18, ma ovviamente ci sono anche altri appuntamenti che possono riservare delle sorprese. Se cliccate sul link nel primo commento in evidenza si aprirà la pagina della programmazione del nostro canale Twitch, scorrete e cliccate sul tasto promemoria per le dirette che vi interessano di più così da non perdervele. PlayStation 4 è ancora molto importante per i piani di Sony, tant'è vero che l'azienda di Tokyo vuole supportarla fino al 2023. Questo perché abbandonare una base installata di 116 milioni di unità onestamente risulta assai scomodo per Sony, risulterebbe scomodo per qualsiasi azienda,
però anche è vero che nel frattempo c'è PS5. E se precedentemente Jim Ryan di Sony si era espresso in modo assai categorico sostenendo che noi crediamo nelle generazioni e quindi basta PS4, viva PS5, probabilmente in Sony si è cambiato idea. Comunque Sony ha fatto anche sapere che ci sono circa 25 titoli in sviluppo presso i propri studi tra first party e second party e tra l'altro molti di questi saranno nuove IP, un po' come è stato Returnal. Solo che questi titoli saranno suddivisi tra titoli PS4 e titoli PS5 e molto probabilmente molti di questi saranno cross-gen. Quindi sì, si è cambiata idea radicalmente in Sony, ma se ciò deve fare il successo di un'azienda in modo tale da garantire prodotti sempre migliori poi per l'avvenire di PS5, ben venga. Veniamo anche a sapere che il team Asobi non solo ha cambiato logo e vabbè sti cazzi, ma è anche adesso parte integrante del team di Sony. Quindi in effetti si è centralizzata l'importanza del team Asobi. Parliamo dei creatori di Astro's Playroom, che è veramente sensazionale. Attualmente è gratuito sia su Steam che sul Microsoft Store Tell Me Why, l'avventura narrativa di Dontnod. Questa bella iniziativa è dovuta al mese del Pride, visto che il gioco tocca argomenti certamente affini, ma non solo. Gratis è anche Frostpunk dai creatori di This War of Mine su Epic Games Store, ma solo fino al 10 giugno. Oltre ai classici giochi gratis mensili di Amazon Prime Gaming, questo mese è possibile riscattare gratuitamente anche Battlefield 4, forse in previsione del reveal del sesto capitolo. Reveal che avverrà il 9 giugno alle ore 16. Abbiamo già pubblicato giorni fa il video delle uscite del mese di giugno. A quelle si aggiungono anche No More Heroes 1 e 2 in arrivo su Steam il 9 giugno 2021. Sul sito ufficiale giapponese di Shin Megami Tensei 5 è stata rivelata la data d'uscita del gioco, l'11 novembre 2021. La data in questione però è comparsa solo per errore, quindi non possiamo sapere se riguardi solo il territorio giapponese o se sia del tutto errata. In ogni caso ne sapremo di più al Nintendo Direct di giorno 15. Nvidia ha fatto sapere che questo mese il servizio GeForce Now si arricchirà con altri 38 giochi. Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale. Si è parlato ormai nelle ultime settimane e se ne continua a parlare, soprattutto in clima frizzantino pre-E3, di Nintendo Switch Pro, o come caspita si chiamerà. Questo rivenditore che state vedendo in questo screenshot, che possibilmente potrebbe non essere autentico, ha messo a listino un Nintendo Switch Pro a 399€. Ma parlando di soldi e di Nintendo, vi ricordate che qualche tempo fa, circa un anno e mezzo fa, si era parlato di una causa contro ROM Universe da parte di Nintendo, ovvero relativamente all'uso delle ROM di giochi Nintendo nel sito appunto di ROM Universe. Ebbene alla fine la grande N ha vinto e il sito dovrà risarcire la casa di Kyoto per un totale di 2,1 milioni di dollari, che ovviamente non hanno. Non si fotte con Nintendo. Secondo l'insider Jeff Grubb, piuttosto attendibile, seppur non sempre, Elden Ring sarebbe nelle mani di Geoff Keighley, ovvero il presentatore e organizzatore del Summer Game Fest, che seguiremo insieme in seno agli eventi dell'E3 2021, per quanto sia una cosa a parte. Questo potrebbe voler dire che Geoff Keighley ha nelle mani il potere di non fare un cazzo e non mostrarci nulla, oppure che ha già qualche trailer e potrebbe mostrarcelo appunto in occasione del Summer Game Fest. Chi lo sa, staremo a vedere, seguitelo con noi perché ci sarà da divertirsi. In ogni caso, comunque, è Elden Ring o non Elden Ring? Dopo la conferma che Days Gone 2 non si farà, Herman Holst, sempre nel Q&A del PlayStation Blog, ha fatto sapere che Band Studio è comunque al lavoro su una nuova IP open world. Non si sa nient'altro, ma siamo ben lieti di questa notizia. The Medium, al momento esclusiva Xbox, è stato classificato dall'SRB, l'ente di classificazione americano, per PS5. Quindi ormai manca solo la conferma ufficiale che probabilmente arriverà nel corso delle tre. Eh sì, direi che è tornato il momento di riportare in auge le cose belle! E ancora più cringe di come me la ricordavo, ma tant'è. Taito ha annunciato Egret 2 Mini, ovvero un mini cabinato con 40 giochi. E vabbè, però sempre la stessa cosa, ci hanno già pensato Sega, eppure SNK con il mini Neo Geo, basta dai. E ufficiale Xbox Serie X e Serie S utilizzeranno Fidelity FX Super Resolution, una tecnologia di AMD che permette un upscaling ottimale senza richiedere troppe risorse all'hardware.
Non è proprio la stessa cosa del DLSS, perché quella è una vera e propria intelligenza artificiale. Però è qualcosa che ci si avvicina in termini pratici e sostanzialmente permetterà di non richiedere tante risorse hardware alle console e di avere risultati ottimali su schermo. O almeno così si spera. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita preferenza. Vi auguriamo una buona domenica, vi rimandiamo all'appuntamento di domani alle 21 con Contro News e poi ci vediamo anche stasera alle 19:30 con Annunci Lolli. Grazie e alla prossima. L'avventura narrativa di tua sorella. Ogni volta il sorriso finale lo faccio male, accennato, sembra un coglione.